Spero tu abbia fame. A Taiwan, per un euro, puoi acquistare una ciotola di deliziosa zuppa alle ostriche. In questo paese ci sono i mercati notturni più famosi al mondo dove puoi trovare tantissimo cibo di strada. Quando viaggi non conviene portare un sacco di vestiti che probabilmente non indosserai nemmeno. Risparmia spazio nel tuo bagaglio e usa le lavanderie. Puoi lavare mezzo chilo di vestiti per un solo euro in Malesia. Oh, e quasi dimenticavo, puoi anche fare colazione allo stesso prezzo. Se ti trovi nei Caraibi e vuoi comprare una pannocchia di mais, beh, ti costerà l'occhio della testa. Un occhio. Ehi, quella battuta mi è costata un euro. Pensi che sia impossibile acquistare 10 uova al prezzo di un euro? Beh, puoi in Malesia. Mi chiedo perché vendano uova in gruppi di 10. Quale delle seguenti opzioni da un euro sceglieresti in Vietnam? Due belle tazze di caffè, 5 giornali, un anno di assicurazione per la moto, una lavata di testa o 4 involtini farciti? Io scelgo l'ultima. Se ti trovi in Indonesia con un budget limitato, puoi acquistare un pasto completo a base di porridge di pollo, polpette e spaghetti di pollo. E se hai bisogno di aiuto per tornare al tuo hotel, un taxi ti costerà circa un euro, purché sia una corsa abbastanza breve. A Bangkok, in Thailandia, c'è un'imbarcazione che ti porterà da una sponda all'altra del fiume e per un euro puoi andarci 6 volte. Avanti e indietro, avanti e indietro. I tuoi piedi sono gonfi dopo il lungo volo? Regalati un massaggio di 30 minuti nelle Filippine. Sì, qui costa solo un euro. Salve, Sri Lanka! Mentre sei qui, puoi acquistare una corsa da 5 ore su un autobus o treno che attraversano l'isola per circa un euro. Invece, se non hai voglia di girare, puoi provare i loro tradizionali pancake al cocco allo stesso prezzo. Nel frattempo, in Armenia, puoi scegliere tra un enorme pacco di farina, un grande sacco di patate o 3 pagnotte di pane. Ma cosa ci faresti con tutta quella roba? E in Turchia? No, non il tacchino. Hai solo qualche spicciolo? Beh, puoi acquistare una bella tazza di tè turco. In realtà è la bevanda calda più popolare del paese. Oppure, se vuoi mangiare qualcosa di delizioso, puoi acquistare il baklava. Ok, con un solo euro non ne avrai tantissimo, ma ne vale comunque la pena. Un hot dog per un euro? Non è una truffa, è quanto costa per le strade della Macedonia. Nel frattempo, in Croazia puoi acquistare un biglietto per i mezzi pubblici, un giornale o comprare il gelato. Oh, sì, e anche un cappuccino in un bar. A proposito di caffè, sì, è l'Italia. Hai bisogno di una bella carica di espresso dopo aver festeggiato per tutta la notte? Nessun problema. Dovrai cercare un po' in qualche posto meno turistico per ottenerlo per un euro, ma è fattibile. Se sei a Roma vorrai vedere tutti i monumenti e sicuramente vorrai anche scattare qualche foto al Colosseo. In realtà è gratuita, ma ci sono degli intrattenitori locali vestiti da gladiatore ed è consuetudine lasciare una mancia di almeno un euro. Non fa per te? Allora puoi prendere 2 bottiglie d'acqua allo stesso prezzo. Ma aspetta, aspetta, aspetta. Non abbiamo ancora finito in Italia. Perché non fare una cosa davvero folle e comprare una casa a un dollaro? Sì, hai sentito bene. Ok, per essere precisi, queste case costano un euro, quindi circa un dollaro e 20 centesimi, ma cambia di pochissimo. E potresti provare a contrattare. E no, non è che gli immobili in Italia costino così poco. C'è un motivo. L'Italia sta cercando di attirare nuovi residenti nei piccoli villaggi abbandonati per aumentare la popolazione. La gente si è trasferita da queste zone diretta verso le città in cerca di lavoro e vogliono ripopolare questi villaggi fantasma. Trasferiamoci nel Regno Unito. Puoi sicuramente trovare qualcosa per un euro, ma la domanda è: riuscirai a gestirlo? Che ne dici di un uovo in salamoia da un euro? Sì, un uovo bollito e poi messo nell'aceto. È un classico qui e solitamente viene servito insieme al pesce. Quando sei a Londra, puoi visitare la maggior parte dei musei per un euro. Ok, ok, hai ragione, la maggior parte dei musei qui sono gratuiti, quindi che ne dici di altre uova in salamoia? Non puoi visitare la Francia senza aver assaggiato un'autentica baguette, ma il fatto di poterla acquistare per un euro la rende migliore. Baguette è la parola francese per bastone ed è uno dei prodotti più famosi. C'era una legge che è stata approvata nel 1920 che vietava ai fornai di lavorare prima delle 4 del mattino o di lavorare dopo le 22. I fornai dovettero inventarsi un pane da fare al volo per sfamare tutti quanti e, tada, hanno inventato la baguette.
L'Islanda è un paese bellissimo, ma anche uno dei più costosi al mondo. Non ci sono molte cose che puoi comprare per un euro, ma il latte è un'eccezione. Che ne dici di un buon sacchetto di patatine? Questo spuntino pomeridiano costa circa un euro in Irlanda. Io voglio quelle alla pancetta affumicata. In Lussemburgo puoi acquistare una bottiglia d'acqua da 1,5 litri per questa somma. Sì, non c'è molto da fare qui, ma è comunque un paese interessante. È l'unico granducato al mondo, se solo sapessi cosa significa. Non c'è molto che puoi acquistare per un euro in Belgio, ma diciamo che le gomme da masticare potrebbero tornarti utili. In Finlandia puoi avere accesso a un bagno pubblico, ma se lo chiedi gentilmente, il bar in fondo alla strada potrebbe concederti di usare il suo. In Polonia c'è un dolce tradizionale che sembra una ciambella e due pezzi qui costano un euro. L'impasto è ricco, soffice, farcito di marmellata e ricoperto di zucchero a velo. Tradizionalmente lo mangiano il giovedì grasso. Anche negli Stati Uniti sono molto popolari, ma le mangiano ogni singolo giorno. Mangiarle o non mangiarle, questo è il dilemma. Se stai visitando la Svizzera, ti servirà di più di un euro, ma potresti andare al supermercato e assaggiare un pezzo minuscolo di formaggio svizzero, solo per vedere di cosa si tratta. Potrebbero anche non farti pagare. Un'altra cosa che puoi acquistare per un euro è... forse una mela. Forse. Il pincho è uno spuntino tradizionale spagnolo. Di solito è pane farcito con verdure, sottaceti o carne. Lo vendono ovunque, ma i locali che lo vendono per un euro sono solitamente nascosti nelle zone non turistiche. Tutto questo solo per un euro? Non male. In Germania trova un pretzel e mangialo. No, non è quel tipo di pretzel. È pane appena sfornato ed è delizioso. Oppure puoi comprare 400 cotton fioc. Sempre se non hai fame. È una bella giornata soleggiata in Svezia. Stai facendo una passeggiata, ti stai godendo la giornata e hai voglia di qualcosa di rinfrescante. Per un euro, ovviamente. Wow, il gelato su stecco? Ok, non me l'aspettavo. Vuoi andare in Brasile? Grande! Con un euro potresti comprare un bicchiere di succo d'arancia fresco o, ancora meglio, se non hai voglia di andare in giro con lo zaino tutto il giorno, recati alla stazione degli autobus più vicina. Hanno degli armadietti dove puoi lasciare i tuoi averi e dirigerti alla spiaggia più vicina. E ora andiamo in Colombia. Nella capitale, Bogotà, puoi prendere un caffè con due biscotti o una arepa. Una prelibatezza di mais tradizionale disponibile in diversi gusti. Poi, altro caffè. Se stai girovagando per New York City, potresti acquistare una fetta di pizza a quel prezzo, ma potrebbe volerci un po'. Le gomme della tua auto o della tua bici sono sgonfie? Bene, ora conosci quanto costa usare una pompa ad aria. Hai bisogno di un filo, dei bottoni, qualche palloncino o qualcosa di altrettanto casuale? Puoi andare in un negozio da un dollaro. E in Canada puoi comprare la lattuga. In Costa Rica puoi acquistare un'anguria, una papaya o un ananas. E in Tanzania una bella frittata di patate.